Buonasera, buonasera a voi. Allora, chi mi conosce da un po' di tempo sa che ho sempre ritenuto che fosse assolutamente necessaria l'unione, l'unione del popolo, l'unione delle associazioni, dei movimenti che sono chiamati a raggruppare il popolo. Cosa assai difficile, lo abbiamo visto nei mesi scorsi. Ci sono state innumerevoli manifestazioni da quando è terminato il primo lockdown nel mese di maggio, ma sempre manifestazioni con poca partecipazione perché organizzate di volta in volta da diverse associazioni, movimenti, dove ognuno andava per conto proprio. Poi a un certo punto questo è successo anche a noi, le persone sempre di più hanno capito che questa era una strada che non portava a nulla, che era impossibile percorrerla perché non avrebbe ottenuto dei risultati. Allora, devo dire che sempre più un gruppo di persone volenterose, un gruppo di persone che hanno in primo luogo a cuore le sorti di questo paese. E questo lo si può capire da professionisti che hanno sicuramente più da perdere che da guadagnare, perché magari hanno già delle carriere avviate. Perché sono degli over 65 che quindi potrebbero godersi la pensione. Questo l'abbiamo visto nel mondo dell'avvocatura. Vi posso fare tranquillamente alcuni nomi come l'avvocato Polacco, l'avvocato Sandri, l'avvocato Morigia, che però di età è più giovane dei primi due, che però tranquillamente potrebbero così portare avanti quelle che sono le loro attività senza necessariamente impegnarsi in prima persona come invece stanno facendo. Ma non riguarda soltanto l'avvocatura, riguarda anche imprenditori, riguarda anche persone che magari lavorano nel mondo del sindacato, che lavorano nel mondo della protezione civile. Ecco, quello che io ho potuto notare, specialmente a partire dall'autunno, questa gente sempre di più si sta mettendo insieme. Ci sono spesso delle tavole rotonde dove questi gruppi sono sempre più numerosi, ci si confronta, si organizzano delle cose insieme. E c'è proprio la volontà da parte di queste persone di poter incidere nel cambiamento. Ad esempio, nella manifestazione che poi è più un evento, vogliamo chiamare un evento, che si svolgerà a Milano in Piazza del Duomo il 5 di dicembre, ecco, sull'orario in settimana sarà un po' più preciso. Nelle locandine che magari avete visto sui social c'è scritto ore 14. Dobbiamo ancora vedere se lasciare questo orario o modificarlo. Però in mattinata invece ci sarà una grande riunione con tutte queste anime che si sono messe insieme, a partire dagli imprenditori, quindi ristoratori, impresa di qualsiasi settore. Magistrati, avvocati, uomini semplici della società che sempre più si mettono insieme e il 5 dicembre, prima della manifestazione, sarà un momento molto importante dove ci riuniremo. Questo io credo che sia una buona notizia per tutti noi, perché ripeto, l'obiettivo principale da parte di queste persone è cambiare le sorti di questo paese, poter dare un contributo per poter incidere affinché questo paese non sprofondi come sembra debba fare, anche purtroppo grazie a delle politiche errate in questi 20 anni, a delle politiche
che hanno visto invece uomini che avevano come primario interesse un interesse personale, un interesse di partito, un interesse dei poteri forti, delle lobby, e sicuramente non avevano a cuore l'interesse del nostro paese. Questa credo che di poter dire che è la grande differenza. Coloro che anche in questo periodo non avevano questi obiettivi si sono scoperti da soli. È inutile fare dei nomi, non voglio fare dei nomi stasera, ma li conoscete perfettamente, che hanno fatto finta di voler essere dalla parte del popolo, ma che poi in fondo nelle loro strategie hanno dimostrato di voler ben altro. Mentre adesso probabilmente ci siamo incamminati sulla strada giusta del cambiamento. Quello che chiaramente chiediamo alle persone di darci un appoggio, perché è importante chiaramente la presenza delle persone, perché questo dà motivazione a chi deve lavorare tutti i giorni, a chi con passione spende il proprio denaro e il proprio tempo per poter realizzare i vari progetti. Ci sono però già dei grandi segnali degli avvocati che stanno portando avanti cause molto importanti, vedisi ultimamente l'avvocato polacco, ma anche l'avvocato Sandri, stanno impugnando ad esempio i DPCM, anche quelli che riguardano la scuola, e quindi c'è un lavoro che si può quasi dire parallelo, no? Da un lato, per via giudiziaria, poter giustamente far pagare a coloro che si sono macchiati di delitti e di colpe, e siccome la legge è uguale per tutti e noi vogliamo che sia uguale per tutti, stiamo perseguendo anche quella strada con un pool di magistrati molto capaci e soprattutto molto motivati. E dall'altra parte stiamo cercando di mettere a punto delle strategie affinché ci si possa presentare davvero stavolta come il cambiamento, davvero per abbattere un sistema, e non come purtroppo hanno fatto i 5 Stelle, che sono partiti con grandi proclami, ma poi abbiamo visto nel tempo avere ben altri obiettivi, gli obiettivi unici di un proprio personale tornaconto per il quale si sono messi insieme al Partito Democratico, non hanno guardato a nulla da questo punto di vista, dopo essersele dette per mesi e mesi. Cioè quelli che dovevano combattere gli altri, alla fine, per un interesse comune, si sono messi insieme. Ecco, questo è quello che noi cerchiamo in ogni maniera di scongiurare. E il segnale è che le persone che si sono avvicinate, che avevano altre motivazioni, altri obiettivi, sono stati immediatamente bloccati. Quindi vi ricordo, preparatevi numerosi il 5 di dicembre nel pomeriggio in Piazza del Duomo a Milano. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.